senza bavaglio, informazione libera, sempre. Parliamo di un argomento che certamente attira voi amici telespettatori. Vediamo quanto lavorano i nostri parlamentari e quanto guadagnano. Certo che ora che vedrete queste cifre non so se vi verrà da ridere o da piangere. Pensate all'operaio che va in fabbrica, all'operaio che va all'Ilva in cocheria e per 1300 euro al mese rischia la vita e rischia di prendersi un tumore. Vedete invece la dolce vita, la bella vita che fanno i nostri parlamentari, Camera e Senato. Partiamo dalla Camera. L'attività dopo la pausa estiva è ripresa l'11 settembre, per non parlare poi dei primi due mesi di cazzeggio all'indomani della loro proclamazione e nel periodo in cui ci sono voluti due mesi per far nascere un governo mostruoso. Dopo la ripresa dell'attività, dopo l'attività è ripresa l'11 settembre, poco più di una settimana di sedute, giorni alternati, ci si ferma e si riprenderà poi, dopo questa settimana, a ottobre. Quindi attività viene ripresa l'11 settembre, sì e no, 5-6 giorni e poi via, ritorniamo sui banchi a ottobre. Stipendio sempre garantito. Al di là di quegli interventi che riguardano interrogazioni specifiche dei singoli deputati, di fatto non si fa nulla perché il governo si trova ancora in una situazione di stand-by, soprattutto con riferimento alla manovra economica. E allora è ovvio che l'attività parlamentare, ripeto, al di là degli interventi personali, tra virgolette, specifici dei vari deputati, di fatto l'attività è congelata, è paralizzata. Dunque, tantissimi annunci, penso ai 5 Stelle, penso alla Lega, il governo del cambiamento, il Movimento 5 Stelle che urlava, che sbraitava contro la casta, ecco, il Movimento 5 Stelle, i parlamentari che stanno belli comodi alla Camera dei Deputati. Pensate, la Camera in 6 mesi si è riunita solo 47 volte, una volta ogni 3 giorni e la media, sottolineo, è di 1 ora e 20 minuti al giorno. Allora un parlamentare arriva così, sommando le cifre, a circa 14-15 mila euro al mese per lavorare quanto? 1 ora e 20 al giorno. Andatelo a dire agli operai dell'Ilva che stanno in cocheria, andatelo a dire ai ragazzi, agli uomini e alle donne che vanno a pulire i cessi, andatelo a spiegare. Ecco perché la gente prova disaffezione per la politica, ecco perché la gente non va a votare, ecco perché il sottoscritto da 5 anni non vota, e faccio bene a non votare, perché sono tutti uguali, di tutti i colori. Questa è la riprova, arrivano al potere e se ne strafottono. Ripetiamolo, 1 ora e 20 minuti al giorno di lavoro per un deputato. Vogliamo spostarci al Senato? In media, peggio ancora al Senato, peggio. In media, sì, in media, dal loro insediamento, si sono riuniti una volta a settimana. E la media, sapete qual è del loro lavoro in aula? 36 minuti al giorno, 36 minuti. Io prendo 15.000 euro al mese e lavoro 36 minuti al giorno. Bello, eh? Che paraculata. Io ho schifato il governo Renzi come i precedenti, però come numero di giorni di lavoro in aula, considerando i primi 100 giorni dall'insediamento, in proporzione i governi precedenti, i parlamentari appunto dei governi precedenti lavoravano molto di più.
Vogliamo vedere quanto guadagnano i deputati? L'indennità mensile lorda è di 11.703 euro, netti 5.346 più 3.500 di diaria più 3.600 di rimborso spese, 1.200 euro annui di rimborsi telefonici, perché giustamente non possono spendere, poveretti, e da 3.323 a 3.900, a quasi 4.000 euro ogni 3 mesi per i trasporti. I deputati e il signor Fico, l'onorevole Fico, presidente della Camera dei Deputati, una volta eletto, fece la buffonata di dire: io alla Camera devo andare in bus. Poi non l'ha più fatto, devo far risparmiare. Ma dobbiamo prenderci per il culo? Andiamo ai senatori, più o meno le cifre sono le stesse. Un'indennità mensile lorda di 11.553 euro, netta di 5.300, 3.500 di diaria, rimborso spese mandato 4.180, un rimborso mensile forfettario per telefoni e trasporti di 1.680 euro. Allora, davanti a queste cifre, un parlamentare in 6 mesi, un deputato in 6 mesi ha lavorato 1 ora e 20 minuti, un senatore ha lavorato 36 minuti al giorno. Complimenti. Ma scusate, ma non era questo il governo del cambiamento? Non era questa la casta che doveva essere tagliata? Di Maio, pentastellati, come vi piace la bella vita, eh? Tanto, voi avete trovato l'America in Italia, non c'è bisogno di andare negli Stati Uniti. E visto che non aveva trovato l'America in Italia il Alessandro, appunto, Di Battista, perché non si è candidato, in attesa di ritornare alla grande per far fuori Di Maio, se n'è andato in America a cazzeggiare a 400.000 euro all'anno, pagato dalla Mondadori, giusto per capirci, ma questa è una parentesi. Insomma, i 5 Stelle che dovevano tagliare i privilegi, che dovevano che urlavano contro la casta, le indennità mensili dei parlamentari, di deputati e senatori è rimasta la stessa. Si è tagliato qualcosa per i vitalizi, in maniera peraltro abbastanza disomogenea, ma i vitalizi restano. E insieme ai vitalizi avete visto le indennità mensili. Lo ripeto, signori, il più bel mestiere del mondo è quello più retribuito e del parlamentare. Vuoi essere strafigo? Fai il senatore, 36 minuti di lavoro al giorno, 15.000 euro al mese. Beh, se poi vuoi lavorare un po' di più, 1 ora e 20 al giorno, 15.000 euro al mese e fai il deputato. Questa è l'Italia, l'Italia della vergogna. Anche voi dovete vergognarvi, 5 Stelle, perché avete tanto strombazzato la rivoluzione, la distruzione della casta, e ora voi siete casta come e peggio degli altri, aggiungendo la vostra ipocrisia. Per non parlare poi della Lega, vabbè, la Lega parla e parla, i 49 milioni di Bossi, e ci sono anche le responsabilità degli attuali vertici di Salvini, perché non è che stavano sulla luna Salvini e gli altri quando Bossi faceva le sue malazioni, chiamiamole così. Va bene, abbiamo scoperto che per 36 minuti di lavoro al giorno prendi 15.000 euro al mese. E l'Italia, poveri noi, che schifo. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.